Sono stati avviati i primi lavori di messa in sicurezza dei serrai di Sottoguda, la splendida gola scavata dal torrente Pettorina tra Malga Ciapela e Sottoguda, uno dei borghi più belli d'Italia. Come noto, la Fondazione Dolomiti UNESCO, in accordo con il Comune di Roccapietore, ha lanciato una sottoscrizione per raccogliere una parte dei fondi necessari al ripristino del percorso pedonale, che grazie alla progettazione finanziata dalla stessa Fondazione dovrà tornare ad essere accessibile alle famiglie, agli anziani, ai disabili, resistente ai cambiamenti climatici e capace di raccontare le peculiarità geologiche e paesaggistiche di quella che rappresenta una porta d'accesso al sistema 2 del patrimonio mondiale, la Marmolada. La campagna SOS Serrai, lanciata nel marzo scorso, ha raggiunto fino ad ora quasi 420.000 euro. È il momento di crederci, per non perdere un'occasione storica, ce lo ricorda il campione paralimpico Oscar De Pellegrin, testimonial della campagna e anima, con l'associazione da lui presieduta, Assi Onlus, del progetto della Fondazione Dolomiti UNESCO Dolomiti Accessibili, che sta continuando a mappare sentieri fruibili anche da anziani, famiglie e disabili. Vederli nello stato che sono attualmente fa veramente male, quindi io veramente chiederei di unirci ancora una volta attorno, ecco, a questo sito che è nostro, è patrimonio di tutti, ecco, per cercare tutti insieme, ecco, di dare la giusta forza e anche la giusta liquidità, ecco, per cercare di rimetterli a nuovo e che poi siano fruibili veramente nuovamente da tutti. È uno dei punti di forza anche del progetto Dolomiti Accessibili. Assolutamente sì, questo progetto che sta portando la conoscenza di questi siti dove qualsiasi persona può ritornare, ecco, a fruire e avvicinarsi alla montagna, ma soprattutto alle nostre Dolomiti che sono patrimonio dell'UNESCO, con la Fondazione da una parte e le associazioni che abbracciano tutte e tre le regioni, quindi dal Trentino al Veneto al Friuli, ecco, stanno lavorando insieme. Questo progetto sta dando una possibilità a tante persone proprio di dire che le Dolomiti possono essere e sono un patrimonio veramente di tutti. Parlando solo dell'Europa, e questa è una fonte europea, abbiamo dagli 80 ai 120 milioni di persone interessate, ecco, alle Dolomiti, quindi al mondo della montagna accessibile. È una cosa che bisogna anche tenerne conto, perché non bisogna pensare al disabile che possa fruire di un luogo solo per fargli piacere, visto che abbiamo avuto anche l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, può essere, ecco, il lancio di un lavoro fatto insieme dall'accessibilità e la fruibilità alberghiera, ma anche delle Dolomiti e anche gli impianti a fune, perché credo che gli impianti a fune possano veramente essere all'interno di questa montagna accessibile assolutamente. Hai già messo tutti gli ingredienti di quello che è stato proprio il protocollo firmato, non a caso, in Marmolada. Peraltro devo dire che gli impianti della Marmolada non hanno assolutamente nessuna barriera, e questo sono rimasto veramente colpito. Ho così proposto questo articolo, che è praticamente una bozza di intenti, 3.343 guarda caso l'altezza della Marmolada, e devo dire che tutti quanti gli enti che erano lì in quella sede e anche successivamente quelli che non erano presenti hanno chiesto, ecco, di sottoscrivere questo documento anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Non è l'accessibilità pensata per una persona con disabilità, l'accessibilità e la fruibilità deve essere per tutti, perché una persona in carrozzina sicuramente ringrazia perché può fruirne, ma anche la mamma con una carrozzina, anche una persona che ha avuto la fortuna di diventare nella terza età. Accessibilità proprio a 360 gradi.